Ok, quindi ora il sistema ovviamente risceglierà una modalità a caso, prima era assassino, ora chissà cosa ci proporrà. Vediamo se è veramente a caso, cioè. Ricominciano però gli applausi tutte le volte che abbiamo muore. E attenzione, l'assassino è vero! Si ricomincia uguale. E allora facesse non l'ammazzasse, no? Se sei onesto non l'ammazzo. Se sei onesto non l'ammazzo. Andiamo a vedere quindi questo primo round di attacco da parte degli Ige, modalità assassino, devono colpire il bersaglio selezionato in questo momento dal sistema. Se la barra rossa a destra raggiunge la fine, attenzione a Fefo, che è il numero di Fefo tra i colpire e sponcaturato, questo è molto importante. Riuscito a scappare chissà dove, direi il bersaglio. Double kill per il giocatore di Ligia. Attenzione, molto teso questo round con il giocatore in difesa, quindi il bersaglio che ancora riesce a sopravvivere e poi sorpresa dopo la loro delle sponde. E ce l'ha fatta! Bravissimo il bersaglio, non farsi uccidere perché si è proprio nascosto bene. Dopo che è per resto del suo primo. Adesso cerca di distruggere l'attacco, guarda prima. Guarda prima. Quindi in realtà non è vero che è randomica. La casualità. Attenzione qua, bel headshot di Fefo, molto bravo a riprendersi da una situazione difficile, quando stava per morire. Il cecchino dell'altra squadra colpisce, ora il countdown comincia ed è corretto, un minuto alla esplosione. Bello qua! Blocca tra l'altro di Ginecco e Dordigno, Fefo, adesso siamo a 4 secondi di esplosione. Occhio che è un killer. Ovviamente non risponde, è più facile. 20 secondi. Devono disinnescare i 15-14. Vai, vai, vai. Vediamo se ce la fanno. Grandissimo rifo del nostro pubblico in sala verso gli RMI, forse il Ligia sono un po' diviso a tutti perché è lui qua con le grandi parte. Non favoriti, come spesso accade tra questi tornei. La palla è stata ripiazzata a 45 secondi. E ancora il quadrato di Lente Fefo, non possiamo purtroppo farmi vedere altri giocatori. Attenzione, mi si è pescata ancora la bomba che era passata prima, 202 minuti e 54 alla fine della partita. Aprile round, scusate. Fefo un po' impallato negli ultimi ingaggi. Comunque il primo del suo team. Sì, non è riuscito a portare a casa gli ultimi frag. Non riesce a combinare il caso. Dal suo avversario. Due minuti praticamente alla fine di questo prendi distruggi in
attacco per l'inverno. Ricordiamo la prima mappa vinta dal dirigio, quindi se questa dovesse essere vinta dalla Ligia, sempre che la prima mappa di spareggio, quindi in quel caso dovrebbe essere la tarta. Esatto. Vediamo se Stefano riesce a difendere un po' piazzate, 20 secondi, c'è nessuno che manca poco, manca poco, sta avvicinando 14 secondi, è stato ucciso, non c'è nessuna roba, ora non uccide, era un po' esplode. Quindi proprio come prima, round vinto, anche se con un minuto, con 30 secondi, e adesso però cambia, prima era un assassino, invece qua di cavolo c'è un massacro, chi fa più chi vince, chi fa un po' più libero, con tanti che sporo, ovviamente. Massacro è una bella finale. Leggermente in vantaggio Ligia adesso, il bug. Vabbè, ok, però basta un vantaggio e metto una camera. Sì, vantaggio comunque minimo da parte di Ligia in questo passaggio 1-1 tirata la partita. Queste sono le sfide che vogliamo vedere noi appassionati di sport elettronici, tutti molto vicini. Bello qua, molto pulito, gli ha fatto. Bisognava essere freddi per fare quel frag, Pefo lo è stato. Ancora lui, andiamo a vedere se incontra qualche nemico qua, tutti sono molto... Mi sono trovato a cercare con l'ottica. Bello sbaglio, allora, vinto da Pepo. Se qui sbaglia forse il suo avversario è tutto tra noi. Allora ricordiamo che chi vince questa partita vince il torneo di Division 3 ufficiale Sony e si porta a casa 4.000 euro, 1.000 euro a testa, sostanzialmente, quello che è il suo vittoria, o il capitale degli LNI. Bello questo qua, ben frac. Poi, se abbiamo il certificato invece, 1.500 euro, perché costa più di un anno,
più 4 di scala e sto a 250 euro di valore. Sarà una terzo di classificato 1200 euro più 4 PS Elite Special Move Starter Pack, 4 accessori al giratore, 4 controller navigazione per il Special Move. Quindi un bel venditore anche per il terzo classificato. E poi insomma tutti gli altri premi. Beh, io quattro prendo una PlayStation 3 a testa. Esatto, una PlayStation 3 a testa più 240 euro. Insomma, un torneo davvero esplosivo per quanto riguarda il nostro premio di premio. Probabilmente inedito in Italia, addirittura, con il gioco al team. E qui a 0 secondi, quindi è finito il massacro, vince il team Vince, che è davvero adesso a un passo dalla vittoria di Vince. Andiamo alla prossima modalità. Grazie a Fino, con video che mi si pesa. Tra 20 secondi verrà selezionato il bersaglio. Ora Igio, che non sono forse in possesso del scuolo, però andiamo a vedere che succede. Quindi Zero, selezionato adesso il bersaglio. Ora ovviamente devono giocare il tutto per tutto gli LMI, andare a trovarlo e fraggarlo per portarsi a casa sul suo 2 e quindi provare a strappare la mappa ai loro avversari. Si vedrebbe una partita molto più combattuta di quelle viste in passato. Qua, importante seguire il radar, vedere da dove stanno arrivando i nemici. Attenzione, pochi secondi potrebbero separare Vince dalla vittoria finale del torneo di Vincent 3. Vedo quella barra verde che si allunga sempre di più e sta arrivando alla fine. Attenzione,